Buongiorno amici sudamericani in Italia e tutto il mondo. Oggi vi presento il mio programma in cucina con Chanena. Allegria, festa di carnaval. Olha o carnaval tá na rua. Vamos festar e o povo todo. Vi presento una nuova ricetta chiamata l'omito saltato del XIX secolo. E gli ingredienti sono questi. 1 kg di lombo, 4 cipolle, 4 spicchi di aglio, 15 pomodorini o 4 pomodori, uno delle due, 15 pomodorini le fai o 4 pomodori, come l'ho detto, 1 kg di patate, l'insalata, i due peperoni. Questi sono gli ingredienti che faranno la mia ricetta. E poi voglio farle conoscere un nuovo condimento molto buono che facciamo nel nostro paese, che lo farò con un po' di pepe, un po' di cumino, la cipolla e l'aglio. È buonissimo, si chiama aligno. Già vedrete, come vi avevo detto, io andrò a fare l'aligno. Metto un po' di aglio. Saranno 10 testine di aglio, 10 spizzico di aglio, una cipolla mediana, faccio a pezzi e la aggrego. Adesso metto un cucchiaio di cumino e un cucchiaio di pepe e poi aggiungo un pochettino di sale e così inizio a frullare. Questo va frullato. Adesso le facciamo vedere come rimane senza aggiungere niente di acqua, vedi? Tutto a base della cipolla e dell'aglio. Che buono! Adesso verso l'olio in la padella per poter friggere le nostre patate, perché le patate vanno fritte. Adesso tagliamo le patate come per fare le patate fritte. Facciamo così per friggere le nostre patate, perché lo metto saltato e con le patate fritte. Adesso tagliamo la carne a strisce lunghe come per fare le patatine fritte. Io già l'ho tagliato da una parte e adesso guardate come rimane le strisce. Le strisce devono rimanere tutte così lunghe per friggerle. Aggiungiamo il nostro condimento speciale che è aligno. Verso sulla carne un pochino di aligno, perché questo è un condimento molto buono, e poi verso un pochettino di sale. Bisogna farlo piano piano, così lo facciamo al piacere nostro, il nostro palato. Ecco, questa carne dopo andrà in padella. Adesso metto un pochino di olio, non tanto, poco poco, per farla soffriggere un po', un pochettino di olio, poco, e aggiungo la nostra carne. Però c'è un trucchetto molto, molto speciale, che sono le goccette del limone, che è molto buono, per dargli un po' di sapore, è squisito così, ricco! Adesso verso la carne in padella, vedrate. Eccoci qua, ullala. Adesso tagliamo la nostra cipolla alla julienne. Così, piano piano facciamo. Adesso ho già tagliato il peperone, ho tagliato la metà, facciamo la stessa cosa, lo tagliamo alla julienne. Pulisco i pomodorini, tagliamo questa parte qua e dopo le taglio a metà.
e le lascio liste tutte pronte di avere mettere e verso la cipolla. La cipolla la muovo un pochino, la faccio abbassare un pochino, poco poco. Adesso aggiungo il peperone. Versiamo il peperone, faccio friggere un po' per dopo aggiungere la carne. Bello colorato il nostro adesso piatto. Aggiungo i pomodorini, ecco, aggiungiamo i pomodorini, è possibile, va rimanendo il nostro pasto molto buono e colorato, un colore squisito che dà vita, come Dio, eh? Cari amici, questa cucina è buonissima, aggiungo la carne che l'abbiamo fatto friggere da parte un pochino per aggiungere tutto i condimenti come il peperone, la cipolla e il pomodorini. Guardate che gustosa, che ricco! Abbiamo arrivato all'ultimo punto finale, aggiungiamo le nostre patate fritte al nostro bello piatto colorato e squisito. Lo mescolo e dopo a servirlo. E il nostro piatto è finito. Buonissimo, come lo vedete, molto delizioso. Cari amici, avete visto la nostra ricetta? È buonissima. Andate sul nostro canale su YouTube, iscriviti, aiutami per proseguire avanti con il mio programma. Ti piace il mio piatto? Vai e commentalo. Che ricco! A gustarsi ha dicho. Ciao ciao.